Ciao ragazzi, benvenuti alla recensione della GoPro Hero 4. Partiamo subito con dei video, video molto belli, di ottima qualità. Possiamo vedere qui contro luci come la camera gestisce bene sia le zone di luce che le zone di ombre. I video sono fatti facendo scegliere alla GoPro la gestione dei colori, non nel metodo avanzato. Non c'è lo spot attivo anche. I colori sono molto belli. C'è ovviamente l'occhio di pesce tipico della GoPro, ma che può essere modificato col programma che fornisce la GoPro, programma di molto dubbio, ma vedremo in seguito. Questa è un'altra recensione. Poi passiamo alle foto. Le foto sono molto, molto, molto belle. Anche qui l'occhio di pesce è possibile gestirlo, i colori sono sempre gestiti dalla GoPro, non c'è lo spot attivo. Le foto sono particolarmente difficili da fare perché bisogna saperle fare, nel senso che spesso escono sfocate e bisogna allenarsi molto. Una cosa negativa è che il vetro della GoPro, una volta immerso nell'acqua, esce spesso bagnato e quindi poi si trova ad avere video e foto bagnati. Vi lascio all'audio. Ecco, audio ottimo. Vedete che il vetro è bagnato? Vedete? Allora, queste sono le foto da la GoPro nel fiume che ti dà verso il cielo. Si possono fare degli effetti veramente carini. Ecco qua lo sfocato. È molto difficile gestire la GoPro nelle foto. Questo è un video fatto col mio piccolo cane, Tas. Un saluto a Tas. Ciao Tas. Che dire, comprare la GoPro? Certo, per i video la GoPro è fenomenale. Anche per le foto devo dire che è ottima, a differenza con la Reflex, certo, la Reflex è migliore, si può gestire in manuale, si può gestire tutto, ma non può arrivare dove la GoPro arriva. Certo, per avere dei livelli ottimali bisogna allenarsi. Io allenandomi, cioè allenandomi, praticando, insomma, in 2 giorni sono riuscito a fare foto molto migliori rispetto al primo giorno. Guardate, queste sono foto fatte in movimento, di corsa, che comunque non sono uscite sfocate. Certo, di sera non si possono fare delle foto, o perlomeno si devono fare con soggetti fermi, attivare la modalità notturna. Questa è sfocata e questa è quella prossima sarà a fuoco. Io nelle foto uso sempre la modalità time-lapse, in modo da poter avere più scatti anche dello stesso soggetto, ma per poi avere più scelta verso la fine. Questo è un video di sera, vabbè, la città è illuminata dai lampioni. Possiamo dire che anche la sera le luci vengono gestite molto bene. Qui è attivata la modalità spot, i colori sono sempre gestiti dalla GoPro. Poi vi presento, beh, qua non c'è problema di messa a fuoco assolutamente, se erano dalle foto usciva una schifezza. Qui abbiamo un video di un'immersione nel lago, l'acqua non è pulitissima, ma si vede poco, poco e niente. Vi lascio con questa foto. Ciao ragazzi! Iscrivetevi al canale, mi raccomando, presto nuove recensioni.